Mr. Helmet, Eikman, Stand, Nolan Group, ci sono 6 novità almeno da presentare. Comincio con l'N40, che è questo jet qui con il frontino, va su e in automatico poi scende giù tirando sulla visiera, quindi è regolabile ma non c'è bisogno di metterci le mani sopra. È un casco in termoplastico con visiera parasole disponibile, questo è un modello nuovo, disponibile monocolore fino all'alta visibilità, e da 169 a 219 euro. Questo è il primo casco novità di Nolan Group. Lo metto giù, ne tiro su un altro. Cosa tiro su? Dov'è? Questo. Cos'è? X702 GT, che è la versione migliorata di un casco che è già sul mercato, che è l'X702. Di nuovo c'è la parte interna, gli interni sono migliorati. L'X702 GT va da 419 a 499 euro, la versione classica costa meno, la versione alta visibilità costa di più. Anche per questo fibra, migliorate le prese, migliorate gli interni e visiera parasole. Via anche l'X702 GT. Faccio addominali. Cos'è questo? Questo è l'N104 Evo, che è la versione migliorata dell'N104, migliorate, nuove le prese d'aria anteriori e posteriori, nuovo il meccanismo qui del VPS, migliorato, più preciso e più rigoroso. Anche questo è un modulare, quindi apribile, omologato sia come jet che come aperto, visiera parasole, colori nuovi, interni nuovi. E l'N104 Evo costa da 339, che è quello classico, a 389 la versione alta visibilità, quella fluo, per non essere schiacciati di notte. X1003, che è l'X-Lite in fibra apribile, questo è il casco tutto nuovo, a reazione della Madonna, dicono al marketing di Nolan Group. Visiera parasole, predisposto per N-Com, anche questo, leggerissimo, della Madonna hanno detto, ho sentito io, anche se si mette le mani nella faccia. Visiera parasole, nuove prese d'aria molto più rigorose, è un casco leggerissimo per essere un apribile e costa da 489 fino a 539 le versioni, quelle con grafiche più curate. Questo è il monocolore, che è quello nero opaco, che costa meno. Gli interni sono amovibili, migliorati nella versione rossa di quest'anno. Questo è il casco, è il miglior casco modulare sul mercato secondo Nolan Group. Prima di tirar fuori il top di gamma, prendo il super entry level di questo casco. Posso dire quello che voglio, è un jet, sì, posso dire quello che voglio, perché tanto di quello che vuoi, tanto è il G2.1 Grex, la fascia economica più accessibile di Nolan Group, e interni sanitized, mimetico, questa è la versione cattiva americana. Parte da 65 euro il monocolore fino a ad arrivare a 100 euro con questa stella qua. E adesso la parte più eccitante, tiro fuori l'X802R Carbon. Questo qui è la versione di Carlos Checa, presentato in occasione del suo addio a Erez, la versione in full carbon con le grafiche care a Carlos, ma c'è anche in versione pura, cioè con tutto il carbonio a vista. Finalmente Nolan Group ha fatto un casco con tutto il carbonio a vista. E poi c'è la versione MotoGP replica, parte da 489 euro il puro, che è quello per gli amanti proprio di tutto il full carbon a vista, fino a 619 euro per questo e per la grafica MotoGP replica, fatta in collaborazione con Dorna e in contratto in esclusiva di Nolan Group. Questo è il casco migliorato, l'802R migliorato. Gli interni sono quelli usati dai piloti, con i guanciali deformabili, esce in 4 misure di calotta, migliorate le prese d'aria, leggerissimo, pesa 100 grammi in meno del già leggerissimo 802R replica, che è quello usato dai piloti. È il casco di punta di Nolan Group e X-Lite, che è il casco in testa ai piloti del MotoGP e della Superbike. Faticaccia, le novità sono 6 più una quella del casco Grex. Sono stanco, ne manca uno, e nel N64 lo presentiamo a parte, poi scoprirete perché. Ciao da Mr. Helmet.